Allora, eccole qua, raccolte nei vari social. Perché vivi a Londra? Mannaggia, perché vivo a Londra? È bella domanda, perché vivo a Londra? Vivo a Londra perché io ho sempre vissuto un po' dappertutto, la mia famiglia si è trasferita un pochino ovunque. Non, da bambino sono cose no, importanti stare almeno, non so, un anno, due, nello stesso posto. Quando stai meno di un anno o poco più, insomma, voglio dire, diventa poi complicato con le amicizie, eccetera. E questa quantità enorme di spostamenti chiaramente non mi faceva, cioè non mi faceva, al momento non avevo grossi problemi, ma a distanza di tempo, quando uno ha una radice, un posto a cui appartiene, qua è pieno di expat. Che arrivano da una casa, io questa casa non ce l'avevo, sono andato a Milano, poi sono andato in Liguria, poi altri posti, poi alla fine sono tornato a Milano quando non ero più milanese, insomma, un guaio. E Londra era un posto dove mi mandava sempre mia mamma da piccolo, e alla fine, quando sono venuto qua per caso, non era un mio sogno, me l'ero completamente dimenticata, ma quando sono poi venuto qua mi sono trovato in una Londra particolare, perché è una città italiana in fondo, no? Fa vedere? Ecco, ve lo dico così. È una città italiana, cioè io sono vivo in mezzo agli italiani qua a Londra. È strano, quindi mi sono affezionato alla casa mia, che è Londra, e agli italiani. È strano. Se sparissero gli italiani, io mi trasferirei da Londra, giusto per chiarire. Questa fa ridere. Di cosa sei esperto? Non è male, non è male. Di cosa sei esperto? Guarda che sembra una domanda. Di cosa sei esperto? No, è interessante perché uno, no, da fuori, voi non avete idea. Che a volte, no, quando dici di cosa ti occupi di digitale? Ah, ho il cellulare che non funziona. Aspetta, perché in realtà è un mondo strano, è un mondo completo, un mondo vasto. A volte occuparsi di digitale significa anche occuparsi, magari, come nel mio caso, di comunicazione digitale. Quindi diciamo che io sono esperto di comunicazione digitale, cioè tutto quello che serve per comunicare nel modo corretto attraverso i mezzi digitali, che è una scienza verticale, tant'è che è da anni che la insegno all'università, per esempio, non sono l'unico, ovviamente. E poi per caso sono anche uno smanettone, cioè mi piace far funzionare la tecnologia, i cavi, i fili, le cose più strane, programmare, ho fatto programmatore, ho vissuto come programmatore, ma è una coincidenza, non sono esperto di quello. O forse sì, ma sono più un appassionato, mentre nell'altro sono proprio uno che studia la materia. L'ultima? No? Fai esercizio fisico. Allora, ultimamente, come vedete dal profilo che assomiglia, com'era? Non mi ricordo più il nome, ma mi ricordo la sigla. Era, vabbè, insomma, il telefilm, no? Di lui, che lo sapete, e che adesso non mi viene. E praticamente, sì, in realtà, ho nella mia scrivania, che è alta, cioè non ha la sedia, ho un tapirulan sotto e mi sono autoincricetato. Quindi io praticamente lavoro camminando così. E mi sono abituato così. Fantastico, potrei anche portare un bicchiere sulla testa camminando a 2 km/h. Faccio 10 km al giorno, anche 25. Tuttavia non funziona e forse dovrò farne di più, chi lo sa. Eh no, che a una certa età, voi ragazzi, il metabolismo mi muore, non è che meno male che sono digitale, se no è finita. L'ultima, è l'ultima, sì, cosa vuoi fare da grande? Me, nel senso che sembra una banalità, ma quello che faccio, che era sempre stato il mio sogno, parlare e insegnare questa materia, che veramente sono 30 anni che lo desidero, e soprattutto è una materia che in qualche modo, tecnologia, eccetera, sin da piccolo. E sono arrivato un pochino tardi a riuscire a farlo. Alla massa, ma mi ringraziano in tanti, dicono che sono utile e questo mi fa più che piacere. Quindi diciamo che, come dire, ora un'altra soddisfazione sarebbe fare il buon padre. Questo lo scoprirò tra qualche anno quando me lo diranno i miei figli da grandi. Chi lo sa? Basta, insomma, diciamo che più felice di così.